sono una persona nota e voglio essere utile a una causa giusta, nel senso che non è che appoggio una teoria astratta, appoggio una ipotesi molto attendibile che oggi verrà dimostrato essere, come si dice, scientificamente certa. Quindi nessuna interpretazione è stata più convincente di questa, e che i luoghi siano questi per me è assolutamente certo, quindi l'appoggio per convinzione oltre che per richiesta del Tomio, che voleva una persona che amplificasse la notizia, soprattutto ad Ameglia, convinto che a Terni c'era un sacco di stronzi che volevano invece fregarlo. Alla fine Terni si è messa in campo, no, anch'io, e io a quel punto faccio il servitore dei due padroni, e mi sembra anche giusto, perché oggi è venuto fuori che in altri disegni c'è un riferimento abbastanza attendibile perfino ad Ameglia, quindi siamo partiti dal punto giusto e adesso arriveremo alle marmore. Ma quando vedrai, perché l'ho portato con me il Tomio, non volendo attribuirmi una cosa che non ho inventato io ma che ha trovato lui, vedrai come sono convincenti i confronti, insieme ad altri toponomasti e scienziati. Quindi io l'ho appoggiata, hai usato il verbo giusto, perché ero profondamente convinto, anche se me l'ha chiesto lui, e non posso non essere pronto a qualunque richiesta della regione Umbria per la, del comune di Terni, del comune, per la bellezza di questa civiltà artistica e naturale, a partire dalle marmore, e perché in occasione del terremoto occorre che tutto il mondo sappia che bisogna tornare in Umbria, perché il terremoto è in una piccola porzione, ma se arriva il terremoto, che so, a, possiamo dire, all'Aquila, non è che uno non va a Pescara. Allora, che uno non vada a Terni, non vada a Gubbio, non vada da Siri, che c'è il terremoto a Norcia, è una cosa molto pericolosa per l'economia del turismo, che qui, anche nel momento del Natale, ha un significato importante. Poi tu non vada a mangiare i tartufi, perché c'è il terremoto, vuol dire che sei uno stronzo, un incapace. Quindi bisogna tornare in Umbria, e questa occasione di Leonardo può essere un ulteriore richiamo per un turismo che sembrava disertare per paura del terremoto.